Ragazzi, mi raccomando, a chi facesse piacere, iscrizione al canale gratis e campanellina. Qui non ci sono abbonamenti, non c'è nulla da pagare, non ti arrivano bollette a casa. Questo canale è libero, free, libero a tutti. Se vi piace quello che dico, iscrivetevi al canale. Se non vi piace, non vi iscrivete. Va bene lo stesso, io sono qui per divertimento e per dire quello che mi frulla in questa testa. C'è una cosa che mi sta facendo male in questi giorni, lo devo dire subito. Lascia perdere tutto a poster, che ora si stanno già gasando perché loro guardano solo la palla che entra dentro e sono lì. Hai visto Arnautovic? 50 milioni lo dovevamo pagare, 80. Aspetta, siamo calmi. Loro guardano solo la palla che entra dentro, danno di tristoni a quegli altri, quando i primi tristoni sono loro che come pecore vanno solo verso, sono monodirezionali, sono come le pecore, l'ho già detto una volta, e tutti tengono la stessa linea, perché devono tenere quella stessa linea da pecore nel loro gregge. Vedere, infamare Onana, un ragazzo che all'aeroporto aveva le lacrime agli occhi, perché te l'ha detto, mi hanno voluto vendere per forza, hanno bisogno di soldi, vedere infamare Onana perché sta facendo qualche errore, è una roba vergognosa da certi tifosi dell'Inter. Vedi? Perché ora no, siccome il loro presidente a cui leccano il culo gliel'ha venduto, no? Ha visto? È scarso Onana ora, vero? Scommetto che ora Onana non è più buono, miglior portiere della Champions League. Scommetto che ora Onana è diventato scarso, vero? Fate ridere voi che offendete Onana. Fate ridere. Ma che schifo, guarda, ragazzi, va via le lacrime agli occhi. Che si vedeva, non voleva nemmeno andare a prendere l'aereo. Ci sono gli interisti che lo infamano e che godono perché ha fatto un paio di errori. È più forte Sommer, vero di Onana? Lo vedremo a breve se è più forte Sommer. A proposito di Sommer, Sommer è un ottimo portiere tra i pali, ma fa venire fuori ancora di più. L'hai viste quelle due o tre azioni da panico, anche dove Darmian, chi è che ha salvato il gol? Çalhanoğlu, dove Çalhanoğlu salva il gol. Perché abbiamo sofferto due o tre azioni, no? Quelli sono campanelli di allarme. Sommer è un grande portiere tra i pali, ma non esce, te lo dico subito. Io te lo sto dicendo da prima che arrivasse. Sommer è un portiere che non esce e le sue qualità, cioè, te non hai perso. Allora, nell'inizio dell'azione con i piedi, non hai perso un granché, perché Sommer è forte, capito, con i piedi, ti hai perso nelle uscite alte. Lui non riesce a stroncare determinate azioni come faceva Onana, proprio perché nelle sue caratteristiche non ha l'uscita. E purtroppo, capito, fa venire fuori tutti i limiti di questa difesa statica e vecchia. Ecco perché Pavard sarebbe una manna dal cielo, perché lo stesso Pavard, rispetto a Skriniar, che comunque a livello di marcatura se la cava bene Pavard, non è Skriniar sull'uomo, ma anche Pavard sull'uomo ci sa stare, ma è proprio nell'uscita palla dove te respireresti aria fresca, perché Skriniar quando usciva con la palla perdeva tempo, faceva gli appoggi sbagliati, spesso non lo marcavano nemmeno quando Skriniar usciva con la palla. Vedere Pavard che esce con la palla è uno spettacolo, perché uno sa giocare a calcio e tra l'altro è uno velocissimo, cosa che per noi sarebbe ossigeno in questa difesa vecchia e statica, te lo ripeto. Quindi come qualità di impostazione te con Sommer non hai perso un granché, hai perso sulle uscite. Portiere non esce, l'hai visto anche con il Monza, non esce. La difesa lì ha bisogno di un portiere che esce. Motivo per cui per me Audero a breve sarà titolare. Senti cosa ti dico, Sommer, fortissimo tra i pali, un gatto, è piccolo, 1,80 m, va giù in mezzo secondo. Il problema sono le palle alte. L'Inter si vede, ha perso le tre fonti di gioco, Dzeko, Onana e Brozovic. Ma i lati positivi, con Çalhanoğlu hai un giro palla più veloce, dai meno punti di riferimento a centrocampo avversario, soprattutto quando vengono giù a farti il pressing. Ma anche con Thuram hai più velocità di gioco e soprattutto Thuram, ragazzi, c'è una cosa che qualcuno forse ha fatto finto di non vedere, prende tantissimi falli questo ragazzo. Cioè, Thuram prende tantissimi falli e guarda che fa respirare la squadra e poi soprattutto comincia a prendere falli a 20-25 metri dalla porta, ragazzi, è una cosa importante. Rispetto a Dzeko, che comunque per l'amor di Dio, anche se aveva 37 anni, il suo lo faceva, hai acquisito velocità d'azione, capito? Con Thuram.
Bisogna dargli tempo a questo ragazzo. Quindi è migliorata la velocità, la manovra, il dinamismo con Thuram rispetto a quello che avevi con Geo. Questi sono i lati positivi che ho visto io con il Monza. Il lato negativo te l'ho detto, la difesa al portiere che non esce. Lo stesso, io ho sempre detto che Arnautovic, io ho sempre detto Arnautovic, ora se ora mi vogliamo dire che Arnautovic è un acquisto che ha scaldato i tifosi dell'Inter, ragazzi, Arnautovic, ci sono i video tanto, quindi di tutto a poster, vanno fino a un certo punto con me. Arnautovic tecnicamente è fortissimo, io l'ho detto anche 20 giorni fa. Come puoi giocare con Arnautovic? Sfruttando gli inserimenti dei centrocampisti oppure lui stesso crea spazi per l'altra punta. Il problema di Arnautovic, il mio dubbio, è la tenuta fisica. Io non ho mai messo in discussione il fatto che Arnautovic sapesse giocare a calcio, perché tecnicamente Arnautovic ad oggi è uno degli attaccanti più forti all'Inter. Vengo a Correa, anche di Correa ci sono i video, ma io sono un tifoso come te, la poltrona, guarda, questa è la mia poltrona, guarda. Io sono un tifoso come te, guarda, da poltrona, va bene? Cosa ti ho detto di Correa fino a 10 giorni fa? Guarda, se l'allenatore lo fa giocare, non mi sembra stia lanciando messaggi che lo vuole sbolognare. Ora Inzaghi sta lanciando messaggi che lo vuole sbolognare. Ora va bene, ma fino ad oggi Inzaghi non l'aveva fatto. Ora ha dato un messaggio forte anche al ragazzo, togliti da tre passi. Perché te lo ripeto, in queste condizioni economiche, io su Pavard, per l'amor di Dio, non è che lo prendo volentieri di più, ma non riesco a farci la bocca dopo quello che è successo quest'estate. Ma bisogna anche capire la situazione attuale dell'Inter, e io ti dico, se viene Sanchez al posto di Correa, te sali di 3-4 categorie, per personalità, per gol realizzati, per assist, e soprattutto Sanchez è un giocatore che quando entra mangia il campo, l'atteggiamento che ha Sanchez. Quell'altro entra in campo e sembra ti faccia un piacere. Sanchez entra nel campo e te lo mangia. E tra l'altro Sanchez ti crea superiorità numerica, ti salta l'uomo. Non ha 90 minuti più come quando aveva 25-30 anni, ma anche mezz'oretta, 40 minuti di Sanchez ogni tanto, è un po' come Sensi. Equivalgono a 2-3 partite da 90 minuti di Correa. Con questo io per ora ho concluso, ci becchiamo più tardi. Ciao Inter!